Un giudizio fortemente critico, quello di Azione nei confronti delle scelte del governo nazionale e regionale in materia di sanità. Dalle poche risorse inserite nella legge di bilancio, appena 3 miliardi rispetto ai 10 miliardi auspicati da Carlo Calenda, ai 5 anni del governo Marsiglio in Abruzzo, sui quali pesano i pessimi dati emersi nell'analisi dei vari parametri. L'Abruzzo purtroppo ha dei tempi di attesa molto più ampi della media nazionale, quindi questo testimonia in maniera pragmatica, concreta, che l'assetto pensato dal governo Marsiglio e applicato in questi 5 anni è un assetto di organizzazione che non ha funzionato. Quindi una sanità che a livello nazionale continua e andrà sempre peggio, a cui si aggiunge quella regionale nostra abruzzese che ha questi condizionamenti nazionali e c'è un fattore specifico peggiorativo nella nostra regione. Questa mattina volantinaggio all'ospedale civile di Pescara per illustrare le proposte di azione che prevedono una riorganizzazione complessiva del sistema sia a livello nazionale che regionale. Più soldi a medici e personale sanitario, maggiori risorse e misure per facilitare ed incentivare l'accesso alla professione come contrasto alla carenza di personale lavorativo. In Abruzzo poi ci si è affidati allo studio del noto professionista abruzzese, il professor Nicola Taurozzi, già membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e per il quale ha già mostrato particolare sintonia il candidato presidente Luciano D'Amico, che propone una radicale riorganizzazione, specie nella medicina del territorio, a partire da un punto ben preciso. Su proposta di Azione che la sanità deve essere completamente scollegata dalla politica, quindi noi immaginiamo un modo diverso di indicare i direttori generali delle ASL, un modo diverso nel senso che fatto l'albo, fatto quindi un elenco di professionisti che hanno i requisiti, bisogna comporre una commissione estranea alla politica, fatta di persone altamente specializzate che valutano i curricula. Valutati i curricula facendo una graduatoria, la politica attinge solamente ma non sceglie, perché nel momento in cui la politica sceglie i manager diventano tra virgolette condizionati dalla politica e io penso che la scelta dei primari, l'organizzazione della politica della rete ospedaliera deve essere sopra alle scelte alla politica, devono essere fatti nell'interesse esclusivo dei cittadini e della salute dei nostri cittadini. Purtroppo la politica in questo senso è mancata in questi anni.